consigliere don comunale del nostro consesso, che è la dottoressa Pia Serra, che presiederà questa seduta come presidente, investita dalla presidenza. Non lo sapeva, glielo dico io. È vero. Va bene. E poi prenderemo la parola noi consiglieri comunali e dopodiché tutti coloro, indistintamente dai colori politici d'appartenenza ad associazioni o da essere singoli cittadini del comune di Agropoli, potranno intervenire anche discutendo con noi su quello che è stato l'andamento amministrativo comunale dal 4 luglio, data di prima seduta del Consiglio Comunale ad oggi. Quindi ringrazio tutti e passo e cedo la parola a Delfina. Buongiorno, grazie Raffaele per aver voluto darmi la fortuna di iniziare. Non è sempre facile iniziare, soprattutto con un pubblico così, con una sala così gremita. Io ringrazio lui, ringrazio Massimo, ringrazio Gerardo, ringrazio Bruno Bufano e tutti quanti voi che siete qui. Chiaramente noi faremo un'introduzione, dopodiché vogliamo che ci facciate delle domande, perché magari possiamo non essere esaustivi, possiamo non esserci fatti capire bene e quindi ci fa piacere che sia molto interattiva. Ma che bella giornata! Grazie! Un applauso a tutti noi! E sapete perché è una grande giornata? Perché la sala è gremita, perché c'è tanta gente, perché questa minoranza, questa opposizione per la prima volta è unita e qui, capace, seria, presente sempre. E noi questa mattina vogliamo non solo dire quello che abbiamo fatto, ma vogliamo dire quello che non è stato fatto in questo comune e quindi darvi conto di quello che accade. Vedete, noi siamo certi che ci seguite nei consigli comunali, ma avere questa opportunità di parlare con voi in questo modo non è facile. Io voglio comunque fare un po' di storia, ma la conoscete bene. E non dimentichiamo, 5 anni fa il sindaco vinceva col 75%. Quest'anno questo sindaco ha vinto con scarso 53%. 20 punti in meno, con un ricorso al TAR che è come una spada di Damocle sulla testa, sulla loro testa. E allora che cosa dobbiamo dire? Innanzitutto fare un breve resoconto, non vi voglio stancare e non voglio neanche, vedete, io non leggo quasi mai, lo sapete, sono molto, molto diretta, molto di cuore, ma stavolta ho dovuto mettere dei punti. Situazione sanitaria. La minoranza ha presentato un'argomentazione per dire facciamo un tavolo tecnico, perché la sanità ad Agropoli è inesistente, non è stato fatto niente, è reiterato da anni questo diniego a voler parlare di sanità. Perché non si parla di sanità nel comune di Agropoli? Perché forse in Regione Campania non si può parlare di sanità, perché gli ospedali della Regione Campania sono tutti in sofferenza, quindi non solo Agropoli, ma Vallo, Rocca d'Aspide, Eboli. Io vengo da una recente campagna elettorale al Parlamento, vi posso assicurare che non c'è ospedale dove la situazione sanitaria sia buona, i territori abbandonati. Vogliono fare che cosa? Le case della comunità che saranno vuote perché non c'è personale da mettersi, perché non si fanno ancora concorsi con tanto personale che c'è da poter assumere, da poter far lavorare. Hanno ritardato l'apertura delle scuole dicendo delle bugie vergognose per non ammettere che era una mancata programmazione, ma avete avuto tutta l'estate. Perché non avete programmato l'apertura delle scuole? Ma chi se la beveva che faceva troppo caldo per il turismo? Bene, questo vi dice quanto è importante l'istruzione e la formazione. Poi l'autoambulanza rianimativa è cosa di questi giorni. È stata salvata in extremis dalla buona volontà di pochi professionisti, i quali continueranno a fare straordinario pagati su queste autoambulanze, ma non sappiamo quanto durerà, fin tanto che la potranno tenere, dopodiché è rimandato soltanto il problema. E poi
Ma scusate, avete notizie del mammografo? È ancora in volo? E da dove? Dove? Dove sta? E se è stato attivato, me ne compiaccio, ma non è stato, se non è stato ancora attivato, è gravissimo. Ma voi lo capite, cittadini, quanto conta per certe persone, per una certa politica, la nostra salute? Poi si riempiono la bocca di donne, fanno le manifestazioni, l'allattamento, e poi non c'è un mammografo dove una donna possa scoprire se ha un nodulo o un tumore e potersi salvare per tempo. Questa è la sanità, questo è l'amore per le donne. Si vede dappertutto, per la famiglia, no? Una scuola che apre in ritardo significa che tante donne poi la mattina non possono andare a lavorare. E quindi come vogliamo sistemare le donne? Ieri sentivo parlare di allattamento. Guardate, per l'allattamento ci vuole volontà, tempo, spazi, una politica che dia spazio alle donne, la possibilità che anche nei posti di lavoro abbiano il tempo e lo spazio per potersi dedicare anche ai figli. Ma andiamo avanti. Scuola bus, noi, loro non avevano la maggioranza, noi abbiamo votato perché era un servizio per i cittadini, ma guardate. A qualcuno è sfuggito che non si può dare un servizio che arriva a 14 anni di età e non arriva a 16, ma mi sarà sfuggito forse che l'obbligo scolastico arriva a 16 anni, ma avete capito? Il bus si ferma a 14 e poi a pagamento, quindi chi se lo può permettere lo prende, chi non se lo può permettere non lo prende, ma questa è scuola dell'obbligo! Questa è scuola dell'obbligo! Ma vogliamo stare attenti a quello che facciamo per la nostra città? E poi di che cosa vogliamo parlare? Qualcuno di voi ha visto spostare le alghe con le accumulate? E poi i massi della strada di Trentova? Li avete visti? Ci sono? Non ci sono? E alzate la mano, li avete visti? Ci sono? No! Oh, sono ancora là, la strada Frana a Trentova, via Belvedere, la strada che ci collega dal centro a Trentova, Frana la strada. Ma voi lo sapevate che quella strada via Belvedere era stata già attenzionata da molti cittadini, i quali avevano detto al comune, vedete che quella strada sta franando, poi alle prime progge frana. Allora i tombini sono stati puliti, eh? Abbiamo fatto l'espurgo, i fiumiciatti sono stati puliti, questo si fa prima perché si sa che ad ottobre poi vengono le piogge e succede tutto questo. E allora una disattenzione, mannaggia, una disattenzione. Ma se ci scappava il morto, voi immaginate questa disattenzione? Allora che vogliamo fare in un comune? Vogliamo fare le opere grandiose o vogliamo amministrare i cittadini, fare in modo che non abbiano pericoli, che quando percorrono una strada che li porta da Agropoli, via Belvedere, centro, non debbano essere soggetti ad una frana? Dice sì, ma è avvenuto dappertutto, è avvenuto per incuria. Perché non controllano? Perché non fanno quello che devono fare? Altrimenti si prevengono le cose, soprattutto quando i cittadini mi avevano avvertiti. E andiamo avanti. Allora, è inutile che ci giriamo attorno, perché oggi siamo qua perché dobbiamo parlare di opportunismo, di potere insensato, o meglio, io dico fuori di senno. Si decide sulla testa della gente senza avere cura del sentimento, senza avere cura delle capacità di cittadini agropolesi. Io, guardate, non voglio togliere nulla alle persone, che sono tutte brave, sono tutte capaci, ma io mi domando, la questione del comandante Cauceglia che ieri sera è stata risolta perché il sindaco ha fatto le nuove nomine, ma veramente un cittadino agropolese bravo, capace deve essere mandato via? Ma perché? Ma quale legge lo dice? L'avvocato mi può dire ma non esiste una legge, ma esiste una legge morale, di etica, di rispetto. Quando sei mandato via senza motivo e sei una brava persona, hai lottato per la tua terra, stai male, il tuo cuore sanguina, è possibile che queste persone non sentano il dolore, non sentano il sangue del cuore delle persone che hanno dedicato la vita a questa terra? Ora, noi certo
tempo accetteremo delle persone che sono magari ancora più brave. Io non me ne voglio nessuno. Mi sarebbe piaciuto un agropolese. Sapete perché? È perché noi paghiamo le tasse qua, noi viviamo qua, la nostra terra è qui, le famiglie fanno la spesa qui. Perché non premiare un agropolese? Per opportunità politica. Ma vuoi vedere che si traduce in opportunismo? Che brutta parola, opportunismo. Eppure, se questo opportunismo politico portasse delle reali buone cose alla città, io sarei contenta anche di questa brutta parola opportunismo politico. Ma, caro sindaco, te la voglio dire con tutto il cuore. Qui abbiamo debiti a morire, addirittura per le elezioni comunali si fanno debiti fuori bilancio 100.000 euro. E vi voglio dire che non ci sono stati neanche i manifesti per strada, perché gli spazi elettorali sono stati ridotti, quindi anche qua dovremmo chiedere questi 100.000 euro dove sono andati. Allora, mi rivolgo veramente alla maggioranza e al sindaco. Guardate, siete brave persone, siete anche professionisti preparati. Potete scegliere la vita di questa città, ne avete i modi, ne avete le capacità. Vi voglio ricordare che il Consiglio Comunale è l'organo che decide in un comune, in un'amministrazione. Ma volete capire che ce la potete fare, ce la dovete fare, perché fuori da questo consesso io non vi vedo chinare la testa, vi vedo uomini capaci di prendere decisioni, di autodeterminarsi. E allora volete scegliere di essere anche voi liberi cittadini come noi che siamo qui stamattina? Questo è l'appello, perché non si può dire che non siete capaci di fare nulla da soli. Io, se fossi la moglie, la figlia di un sindaco, di una sindaca, mi direi: ma è possibile che tu fai questo? Che tu non sai scegliere da solo? Possibile! Ma la tua stima, la stima che io ho di te? Ecco, questa è la domanda che deve farsi la famiglia, i figli, io e viva, noi cittadini. Io sono sicura che voi consiglieri di maggioranza e anche il sindaco avete buone possibilità di fare il bene. Non si possono solo prendere le mazzate. E recuperiamo l'autonomia di questa città. Svegliatevi. Il primo partito di questa città non è una riflessione, la dobbiamo fare anche politica. Se siete qua è perché vi interessa la politica, no? Allora, il primo partito di questa città non è più il PD. La storia obbligherà questo partito a breve a cambiare anche il nome. Ma significherà qualcosa sui territori o no? È stato fatto bene o è stato fatto male? Questo io chiedo alla politica. E allora perché lo chiedo a loro? Perché sono in regione, perché conducono la regione, quindi i territori. La politica autoreferenziale sta per finire. Che cosa volete fare? Affondare con loro? Tornate a sentire il sudore della fronte di chi lavora. Tornate a sentire il dolore di chi vede minacciata la propria famiglia di fronte a un'economia fallimentare. Sentite anche voi l'ingiustizia. L'ingiustizia di aiutare sempre gli stessi, i figli di, le mogli di, i padri di, i fratelli di. Questa è un'ingiustizia. E allora è una colpa grave questa verso la città. È una colpa, è un marchio sulla vostra pelle. È un marchio, perché questa si chiama ingiustizia. E questo tipo di politica fa una colpa grave. Ha tolto la libertà e la dignità a tanti cittadini onesti e laboriosi. E allora voi avete relegato alcuni uomini e donne a pagarsi il pane con il reddito di cittadinanza. Restituite il lavoro a chi lo merita, distribuite il lavoro alle famiglie, non sempre gli stessi. Sento oggi notizia
di un altro assunto in un comune vicino, Montecorgi, no, forse mi sbaglio. Nel comune, scusate, ma voi vi chiedete perché c'è il voto di protesta? La gente davvero non ne può più, la gente non ne può più. E allora o cambiate, o traete a voi il diritto di essere uomini liberi e non servi, oppure dovete subire il cambiamento. E vedete, guardatevi attorno, insieme a me, guardiamolo. La città è già cambiata, la città non è la stessa, la città siete voi, un consiglio comunale che decida per voi, perché ne è capace. Noi siamo i vostri difensori, i difensori di quelli che non hanno, hanno meno voce, ma hanno tanta voce, quella del cuore, quella della bontà, dell'uguaglianza, dei diritti civili. Io vi auguro la più felice delle domeniche, perché oggi l'abbiamo iniziata insieme. Grazie! Grazie, consigliere Serra. Cedo subito la parola al consigliere La Porta. Sì, grazie Raffaele. Buongiorno a tutti. Grazie a tutti voi cittadini, perché oggi è una giornata importante, una giornata dove lo Statuto Comunale lo prevede. Le finalità dello Statuto Comunale sono quelle della partecipazione dei cittadini nella vita economica, politica, amministrativa della città. E questo è un giorno importante perché i cittadini hanno reagito al nostro appello, sono qui, cari consiglieri, a stare vicino a noi, ad ascoltarci, ascoltare qual è stata la nostra azione fino ad oggi, la nostra azione amministrativa, politica. Vado subito al dunque. Le nostre emozioni, le nostre interrogazioni, interpellanze sono sempre rivolte verso la maggioranza affinché ci sia una pianificazione, una progettualità di questa città, una città che cresce, che dalle esperienze di ognuno di noi cresce in un modo disordinato, e oggi abbiamo ancora prova di questo disordine amministrativo che questa maggioranza vuole portare avanti. Io sono qui con i miei amici proprio per rivendicare questa male amministrazione, di questa amministrazione che oggi guida una città senza una visione che manca. E credo che tutti insieme dobbiamo far capire ai nostri amministratori, noi per primi, che siamo i primi controllori, essendo minoranza di opposizione. E questo è il ruolo che stiamo facendo, come diceva bene Elvira, noi portiamo avanti un controllo quotidiano insieme a Raffaele, a Gerardo e a Bruno, un controllo costruttivo, propositivo. Ma oggi abbiamo ancora una volta un muro che si alza davanti a noi. Il muro è quello chiaro, quelle delle posizioni organizzative che ci lasciano sbalorditi, cari amici, ci lasciano sbalorditi, perché io vado subito al dunque, perché è inutile girarci intorno. Il problema reale è quello, ecco, della mancata pianificazione della struttura organizzativa, che il sindaco qualche ora fa ha detto che se ne prende tutte le responsabilità, ed è giusto che se le prenda. Però se le deve prendere e si deve confrontare con la città. La città siamo noi, perché noi siamo i vostri rappresentanti del Consiglio Comunale. Questa attività ci tocca, la faremo, e la faremo con serietà, con rispetto delle leggi. Ecco le leggi che qualcuno credo che disattenda, perché quando poi i leoni di tastiera si permettono di intervenire su un nostro commento e non capire che dietro a una riflessione, a un appello, perché noi stiamo cercando di fare appello al sindaco e ai nostri colleghi consiglieri comunali, perché è un appello che tutti i giorni cerchiamo di fargli capire che noi siamo propositivi, non siamo contro la città deve crescere insieme a tutti noi. Posizioni organizzative, ieri sera il sindaco ha determinato insieme ai responsabili apicali le figure che dovranno coordinare la macchina amministrativa della nostra città, una macchina che chi vi parla nel suo programma elettorale l'aveva messa al primo posto, è una macchina che va riorganizzata, non c'è nessuna discussione da fare su questo punto, però va rispettata l'uomo, il professionista,
le competenze del professionista che in questo caso è oggi oggetto di una discussione accesa nella città. Un professionista che ha dimostrato sul campo le sue capacità, un professionista che nelle nove schede, perché io parlo sempre con la documentazione, mai con le chiacchiere, nelle nove schede che il nucleo di valutazione di questa città nella persona del dottor Mendola, membro della prefettura di Salerno, amministrativo del Ministero degli Interni, stiamo parlando di una figura terza, prendendo l'ultimo verbale di maggio 2022, viene fuori che l'unica criticità che ci sta nel nostro comune, unica non tanto, però diciamo la più importante, è la trasparenza, signori. Quella trasparenza che in questa città sta avvenendo meno giorno per giorno. E allora, come si può, e non è certo il comandante Coceglia il responsabile apicale dell'area trasparenza, non ne voglio fare il nome, si devono interrogare loro, che è responsabile di questo rilievo, l'unico rilievo fatto dal nucleo di valutazione. E allora io vado sempre a capire quali sono le motivazioni, quali sono i profili che arrivano in questa città, per quello che sono la documentazione che abbiamo avuto modo di prendere visione. Ci siamo incontrati con il segretario generale della città, con il responsabile delle risorse umane. Venerdì siamo stati con Raffaele, in rappresentanza di tutti i colleghi, a capire la documentazione. Una documentazione non esaustiva. A venerdì, ore 13:30, il Comune di Agropoli aveva prodotto una documentazione richiesta al Comune di Capaccio, una risposta da parte del Comune di Capaccio che dà la disponibilità di tre figure di categoria 3 e D, tre figure che devono chiarire i loro profili. Perché noi questo dobbiamo dire ai nostri cittadini, noi saremo vigili su quella che è la documentazione che è agli atti. Uno schema di convenzione in bianco sino a venerdì non ci dava modo di capire. Le nostre domande fatte al segretario generale sono state molto evasive da parte del segretario, perché ci doveva ancora capire, perché non era stato fatto nulla. Poi abbiamo saputo che ieri sera sono stati convocati gli attuali responsabili apicali della città di Agropoli e gli è stato comunicato a ognuno di loro quale sarà il futuro, quale sarà la nuova programmazione, che credo che lunedì mattina il sindaco di questa città decreterà. E allora noi dal decreto e da tutta quella documentazione che sarà agli atti, noi la prenderemo, la visioneremo e ne faremo battaglia, perché se non ci sarà chiarezza nei profili, e ripeto, nei profili che arriveranno in questa città, noi siamo pronti ad intervenire con ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale, siamo pronti a fare qualsiasi cosa che è opportuno fare. È importante però che noi dobbiamo parlare con la documentazione che è agli atti, non possiamo farci prendere da quell'entusiasmo, però facciamo una riflessione insieme a tutti voi, che poi ci aspettiamo anche delle domande, dei vostri interventi costruttivi e propositivi, per far capire agli amici della maggioranza che stanno facendo un errore proprio di una mancata pianificazione e programmazione. Lo si dimostra perché dai profili che stanno arrivando in città, mi faccio una domanda subito a voi, come uno dei tre profili potrà fare il vicecomandante? Oggi abbiamo nel gruppo della nostra polizia locale dei graduati. E allora quando mi viene detto arriverà uno dei tre e farà il vicecomandante, oltre il comandante che già ha svolto il ruolo di comandante, e anche lì dovremo capire bene il suo profilo, perché i contratti che oggi sono in essere al Comune di Capaccio noi li vogliamo vedere. Questo è un punto fondamentale. Poi vi parlavo dei gradi. La legge 1 del 2015, che regola un po' la disciplina sui vigili urbani, è chiara. Come fa un graduato inferiore a prendere una posizione di comando, anche di vicecomandante? Allora io vi prego di aspettare la documentazione che verrà prodotta da questa amministrazione comunale, dal sindaco, che è sicuro, convinto delle sue scelte, si prende la responsabilità, ma deve capire che oltre alla responsabilità deve rispettare una città che tutti i giorni, dal commercio, da tutte le attività produttive, turistiche, soffre già dopo una pandemia spaventosa,
Allora qui non vogliamo sceriffi, noi vogliamo professionalità sicuramente, e ben vengono perché arricchiscono la nostra pianta organica. Però quando si sa che nella discussione di ieri sera viene fuori che una figura amicale comincia ad avere il comando di polizia municipale, porto e demanio, forse commercio suo, no signori. Qui incominciamo a fare confusione e glielo dico al sindaco di questa città che fa ancora confusione. Se così sarà il decreto, se così sarà il decreto, il controllato e il controllore facciamo la stessa figura. Perché signori miei, nel momento che questa figura apicale mi rilascia una concessione al porto, chi la va a controllare? I vigili urbani. Allora il controllato e il controllore rilascia una concessione al commercio, chi la va a controllare? I vigili urbani. Controllato e il controllore. E allora la confusione è molta, io ne ero già convinto, li ho lasciati tempo fa, proprio per questa grande confusione, questa mancanza di pianificazione che loro non vogliono mettere in campo. L'improvvisazione e il telecomando, qui esiste un telecomando e ecco, si cambia canale. La politica, la pubblica amministrazione non può andare avanti così signori, allora noi ci dobbiamo ribellare sugli atti, aspettiamo gli atti e siamo pronti a fare qualsiasi azione. Vi ringrazio, buona giornata. Io mi associo a tutto quanto detto dai colleghi. Il nostro è stato ed è un lavoro assiduo in Consiglio Comunale, nel Palazzo, perché anche per deformazione professionale quando parliamo, quando portiamo avanti un argomento abbiamo il dovere di prendere atto, come diceva l'amico Massimo, della documentazione. E come ancora diceva l'amico Massimo, venerdì mattina, siamo stati un'intera mattinata al Comune, non c'era la documentazione inerente ai profili professionali dei funzionari che arriveranno dal Comune di Capaccio. Io non entro nel personale perché tra l'altro sono validissimi professionisti, due li conosco, sono agropolesi, l'altro non lo conosco, quello che è indicato dai giornali ad oggi come comandante prossimo del Corpo di Polizia Locale, quindi non posso entrare nel merito delle valutazioni se non conosco i curricula professionali dei funzionari. Conosco ovviamente il curriculum professionale dell'attuale comandante facente funzioni ed è di tutto rispetto, perché è una persona che è cresciuta in questo corpo di polizia, ha fatto dei progressi di carriera importanti sul campo meritati. Ha continuato a studiare, quindi brillantemente a laurearsi, ad abilitarsi anche nella professione, quindi dato come mi insegna qui presente avvocato che saluto in prima fila, ogni atto amministrativo è basato innanzitutto sulla motivazione dell'atto amministrativo. Io aspetto la motivazione. Sto iniziando a parlare subito dell'argomento che sta più a cuore a tutti quanti, perché quello che ha lasciato il consigliere La Porta, ma ce ne sono tanti altri argomenti sui quali poter discutere stamattina. E dicevo, queste delibere di disponibilità e di presa d'atto della disponibilità dei tre funzionari non avevano nel carteggio alcun tipo di documentazione valida. Noi abbiamo fatto questa rimostranza sia al funzionario che avrebbe poi dovuto firmare la convenzione, che è il capo del personale, che ha dato atto che la nostra eccezione era fondata, no? Sia al segretario comunale che ne ha sorpreso definendosi noi il segretario comunale, noi maggioranza, c'era Massimo e dopo noi, quando ha detto noi, ha detto no, non va bene. Il segretario comunale, il segretario generale è terzo, siede lì come terzo, non è segretario della maggioranza, seppur individuato dal sindaco, dovrà essere il segretario generale comunque proprio. È il consigliere di minoranza e si sveste anche dalla sua professione nella vita privata, deve andare a chiedere al segretario generale lumi sulla procedura, e il segretario generale deve dare delle risposte tecniche, non politiche, né tutelare una scelta che è politica, può entrare nel merito tecnico.
Noi questo chiediamo e chiederemo, io spero per pochi mesi ancora, perché credo ancora nella giustizia amministrativa, nella giustizia in senso lato, e spero ancora nell'accoglimento del ricorso che è presentato al Tribunale Amministrativo Regionale, che, è molto, che non sono io a ricordare, in quest'Aula lo ricorda sempre il Sindaco, facendo, arrivando al punto di dire che ha inasprito i rapporti. No, i rapporti sono inaspriti da quello che è sottoposto al ricorso, agli 11 giorni che abbiamo passato qui dentro con la Commissione. Qualcuno, ma per far emergere la verità, no? Non c'è nessun pubblico ministero in questa situazione che addita l'indagato e poi l'imputato, ma stiamo cercando di arrivare ad una soluzione di quelli che un giudice togato, lo dico qui e lo ripeto, ha individuato come incongruenze tali da dover invitarmi all'unica soluzione che era quella giudiziaria e amministrativa. Non solo, lo stesso funzionario, giudice di carriera, togato per chi non è avvezzo a questi termini, ha disposto l'invio di parte del carteggio elettorale alla Procura della Repubblica. Quindi quando vogliamo fare, qualcuno vuole fare la vittima e il carnefice addirittura Raffaele ha fatto il ricorso a TAR, questo non va bene, io continuerò a sostenere, perché dovete sapere che ci sono motivazioni. Questo è il primo problema di cui oggi dobbiamo discutere. Motivazioni tali che ci hanno portato a fare questa scelta, ma non con spirito leggero, perché un ricorso al TAR contro un'amministrazione eletta democraticamente o meno non si fa così, tanto per. Io non ci ho dormito la notte, innanzitutto per lavorarci insieme, dando la mano a chi poi lo ha presentato, validi professionisti che saluto anche in questa sera, e sono Elio Cuoco e Antonello Scuderi, quindi non sono persone che si avventano a fare, diciamo, ricorsi al TAR se non sono fondati, no? Non lo sono io come parte, non lo siamo noi, diciamo, in senso lato come parte, non lo sono nemmeno i colleghi. Ma faccio un esempio: in una sezione il verbale è doppio originale, uno va alla prefettura, uno va al comune. In una sezione 104 voti, Raffaele Pesce, faccio questo tempo. Un verbale cancellato 57, sull'altro verbale sembra già cancellato 59. Come posso non fare un ricorso io, se questi sono i dati ufficiali? E questo è il primo capitolo che abbiamo dovuto affrontare come minoranza subito, ovvero il ricorso al TAR. Poi abbiamo dovuto affrontare l'ineleggibilità di due consiglieri. Non entro nel merito, perché io sono sempre, ribadisco anche questa sera, un garantista. Il Consiglio Comunale comunque non ha accettato la nostra eccezione di ineleggibilità, e quindi i consiglieri sono rimasti nella carica. Al momento non abbiamo fatto alcun ricorso contro l'ineleggibilità, si fa il ricorso al giudice ordinario, non al giudice amministrativo, perché la materia elettorale è davvero tutta da rivedere. Ma la cosa bella è questa, è che nel momento in cui emerge l'ineleggibilità, diciamo è conclamata, addirittura c'è la disposta la decadenza del consigliere, i voti acquisiti dall'ineleggibile, che è un uomo di potere, se è ineleggibile ci sarà un nuovo motivo, è una persona che può influenzare nella qualità che ricopre il voto a beneficio della lista. Ebbene, questi voti restano alla lista, quindi è il sistema elettorale tollerato purtroppo da questa oligarchia, dico sempre io, partitocratica, autoreferenziale, tollerato. E allora i nostri amici di diverso colore politico saranno invitati, innanzitutto dal movimento che rappresento io, ad intervenire su questa norma che è assurda, ineleggibilità, ma i voti restano alla lista. Quindi per questo siamo andati avanti, ma siamo ancora nei termini per verificare, però non porta politicamente a nulla, se non a far decadere il consigliere, perché la lista è confermata nei voti che ho. Queste cose bisogna dirle, perché non c'è luogo per dirle se non questo momento e questo luogo, a mio avviso.
Abbiamo lavorato tantissimo in pochi mesi e in pochi consigli comunali con tantissime proposte sotto veste di interrogazioni e di mozioni, perché questi atti, che sono gli unici nelle facoltà dei consiglieri comunali, che ne dicano i leoni da tastiera che dicono che non facciamo opposizione, che questa maggioranza sarebbe caduta con un'opposizione, ma probabilmente dovremmo venire armati non è questo il modo. Noi stiamo facendo un'opposizione continua, dicevo, sono proposte con le quali noi mettiamo la maggioranza anche in difficoltà, perché si devono passare la mano sulla coscienza, se c'è una coscienza, non votarle. E ovviamente tra quanti mesi, quando faremo il resoconto di tutte queste proposte che abbiamo portato, e sono tutte protocollate perché è inutile parlare a voce, purtroppo. Io sono una persona abituata a parlare, a discutere, ma quando ci rendiamo che è inutile, allora a questo punto io protocollo tutto. Anche la richiesta di pulizia di corsi d'acqua, caditoie, canali, la manutenzione fatta il 7 settembre, per esempio, ovviamente in evasa. Diceva ancora Massimo, e prima Elvira, il problema fondamentale riscontrato, io non mettevo piede in quest'aula, voi lo sapete, da oltre 15 anni che non rivestivo ruoli, è l'assenza di trasparenza. Le prime mie interrogazioni sono proprio volte, facemmo anche con l'amico Alessandro che sta qui, volte alla trasparenza in materia economica, come atti di bilancio, tributi, che praticamente non pubblicata in grosse linee. Ma la pubblicazione è prevista da norme di legge, non è che è il consigliere Pesce che lavora la pubblicazione di quella documentazione. Quindi assoluta assenza di trasparenza. Io ho invitato più volte anche al Consiglio Comunale a riformare il sito del comune, perché è di difficile consultazione, il cittadino non può andare sull'albo pretorio, molto spesso non funzionante, e lo sanno, ho sollecitato gli uffici. Quindi partirei da queste problematiche per discutere e fare anche appello ai cittadini che si devono lamentare di questo, perché noi siamo portatori delle vostre istanze, ma ci sono delle materie sulle quali potete essere attivi voi direttamente come cittadini. Una di queste è proprio la trasparenza, che è fondamentale. Né il ruolo del consigliere può essere relegato ad avere una pagina Facebook e pubblicare le delibere che sono già pubblicate. Io quindi invito tutti voi, cari cittadini attivi, perché se siete qui siete liberi e attivi, a consultare tutti i siti del Comune di Agropoli e delle partecipate del Comune di Agropoli, dell'Unione dei Comuni, e sollecitare, se non c'è la pubblicazione degli atti, i comuni, scrivendo le PEC al protocollo generale, deve rimanere scritto, perché ci sono le norme giuste. Poi noi ci faremo portatori di queste istanze formali, ma fatelo come cittadini. Ma la cosa ancora peggiore è che non c'è assolutamente il rispetto del ruolo della minoranza, perché non c'è assenza di rispetto nei confronti di Raffaele Pesce, di Elvira, di Massimo, di Gerardo, di Bruno, no? Noi non siamo spersonalizzati, noi siamo consiglieri comunali, e nel caso specifico in questa consigliatura noi rappresentiamo il 49,5% degli agropolesi. Quindi se Raffaele Pesce conosce le vicende amministrative dai social o dalle televisioni locali e non dall'ente che comunica al consigliere Pesce, non all'avvocato Pesce, a Raffaele Pesce, come lo vogliamo chiamare, ma deve leggere sia TV, deve vedere sia TV il post o le altre televisioni amiche, e deve venire a sapere quello che accade, è gravissimo. E soprattutto se il consigliere Pesce, nel caso specifico della consulanza, appena saputo, corre allo studio per scrivere una richiesta urgente di convocazione di commissione sanità di cui facciamo parte, convocando, nella quale il sindaco e l'assessore, sentiti i responsabili di ASL sanitari, vorranno relazionare per la gravità, che non è della maggioranza, della minoranza,
ma è della cittadinanza la gravità dell'argomento. E se chiede di intervenire a livello amministrativo e politico e chiede poi che la questione venga posta all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale e non viene nemmeno contattato dal sindaco, dall'assessore o dal presidente della commissione, nemmeno per dire guarda stiamo facendo questo, è proprio un affronto a 59%, al 49% degli agropolesi hanno votato queste persone che stanno qui dietro, che non rappresentano se stessi, ma voi. Questo è l'andamento in questi mesi riscontrato. E non dire che poi parliamo di sindaco ideale, di sindaco per bene, non si vede sul campo, si vede sul campo, anche nei confronti del funzionario, ritornando all'argomento di prima. Le modalità e la metodologia nell'affrontare le questioni è fondamentale. La forma nella cosa pubblica è sostanza. Si chiama il funzionario, se ci stai facendo male purtroppo devo cambiare, è nelle prerogative del sindaco cambiare i vertici, questo lo sappiamo, ma non trovo, come dicevo prima, i motivi per cambiare in questo caso specifico, perché si va a sostituire con una persona ricoperta un ruolo diverso per 9 anni, che magari è un'eccellenza in quella materia, ma ha fatto il funzionario retribuito per 9 anni. Riconosco che io non entro nel merito delle persone, non mi permetto proprio di entrare sulle qualità personali e professionali delle persone, non mi compete, posso parlare politicamente e come procedura amministrativa di cui parlavamo prima abbiamo riscontrato che a venerdì non c'era tutta la documentazione che deve interessare tutta la procedura, ma le problematiche sono tante e diverse. Quella dell'ambulanza, entro nel politico più che nell'amministrativo, è una scelta di pubblicizzazione di un intervento fatto dai vari sindaci che credo sia doveroso. Non c'è nulla da ringraziare, cioè, cosa dobbiamo ringraziare? Perché ci lasciano un diritto costituzionalmente garantito, dobbiamo ringraziare, ma siamo nemmeno quando hanno smantellato una struttura, l'ambulanza, l'ospedale funzionale, appunto, quando hanno smantellato una struttura, l'ambulanza rianimativa sopperisce l'assenza di un pronto soccorso idoneo. Quindi se togli pure quella è davvero grave, ma non dobbiamo ringraziare nessuno, è tanto di cappello ai volontari, ma dobbiamo ricordare che tali volontari, non i medici in pensione che l'hanno fatto per qualche mese, questi volontari prendono 800 euro al giorno, 800 euro al giorno, 80 euro all'ora, quindi noi dobbiamo anche capire quelle che sono le opportunità o inopportunità di rappresentare questo consiglio comunale quando si riveste ruoli proprio in quella struttura. Perché io non devo ringraziare. E io che sono agropolese, che devo ringraziare l'operaio che sono 20 anni che sta a 600 euro al mese. Bravo. L'operaio che. Bravo. Che arricchisce e non fa i concorsi per far entrare i giovani medici che con potrebbero essere pagati un decimo di quanto si spende per quell'autoambulanza e sopperire il servizio. Allora, ma non ci prendiamo in giro, e se ci sono persone che sono arricchite con l'ospedale di Agropoli, si sono arricchite, lo sappiamo, nomi e cognomi, fatturati e stipendi. Quindi basta con questa subitanza, soprattutto basta con questa ostentazione ancora di filiera che, come diceva Elvira, ormai sta per limitarsi, perché questa filiera è venuta pure al teatro a dire noi, votate noi perché noi comandiamo di assumendo, e noi se non votate noi, ma voi non li avete creduti perché hanno inviato 1500 voti, e questa, quindi si inizia a capire che non è quello, però le responsabilità sulla sanità ce l'hanno tutti. Io personalmente in questo momento siamo gruppo oggi
probabilmente diventeremo gruppo unico, non si sa, noi stiamo iniziando a lavorare insieme, ma ognuno ha la propria identità. Però la mia scelta è stata quella di non avere identità politica, proprio perché la politica ha distrutto questo paese, destra e sinistra, la verità è questa. Ma di avere colori, il colore verde è la speranza del quadrifoglio e della fortuna, e ci ha portato fortuna perché abbiamo avuto l'attestato importantissimo, e ho continuato a volere questo anche in questa campagna elettorale politica. Faccio comunque i miei complimenti a Elvira, che è stato candidato. Ovviamente noi siamo anche legati da un'appartenenza antica agli stessi ideali, quindi questo è evidente. Ma ho continuato a tutelare il nostro essere civici, ma noi fondamentalmente in questo consiglio siamo tutti civici. E questa cosa, benché tutti noi abbiamo amicizie politiche di tutti i tipi, che saluto pure, per esempio, ma non c'entra con l'essere civici, perché il consigliere comunale, prima di essere politico, anche se ha colori politici, è civico, è un consigliere della città. Noi siamo tutti gruppi civici, ribadisco, quindi c'è un'affinità sulla quale si può lavorare, lo abbiamo dimostrato, a differenza di quello dell'atteggiamento della maggioranza nei nostri confronti, votando all'ultimo consiglio e astenendosi massimo potere, perché ci sono delle problematiche ovviamente, noi siamo andati oltre ma abbiamo individuato le problematiche, il minimo, lo scuolabus, perché ovviamente se io faccio un'interrogazione il 5 agosto invitato l'amministrazione, l'amministrazione va effettivamente, prende l'argomento e ci lavora, vale o bene, più male che bene, ma comunque lo porta avanti, è normale che noi votiamo senza problemi, perché noi abbiamo fatto la campagna elettorale, saluto tutti gli amici che sono un po' presenti, ma non tantissimi, vi saluto tutti, sempre presenti, dicendo che non andiamo contro nessuno, comunque stiamo facendo la politica insieme agli amici consiglio comunale senza andare contro nessuno, siamo disponibili. Le emozioni che ha presentato Massimo erano tutte votabili, le abbiamo votate soltanto noi. Quindi cosa vogliamo lavorare? Le commissioni devono lavorare, ma se io la ho un modo per vederci, ad ora stessa una problematica dell'autoambulanza non viene convocata, ma di cosa stiamo parlando? Gli argomenti sono tutte le materie affrontate fino ad ora. Io sono contento della vostra presenza, è indice di ascolto. Personalmente mi sono già complimentato con il funzionario attuale comandante, ad oggi comandante della polizia locale, al quale mi sono complimentato per come sta mantenendo anche in questi giorni la sua correttezza professionale. Perché è incontrato anche in quell'ufficio la massima persona di disponibilità, sono stato messo, diciamo, fatto consapevole di alcune cose che non potevo conoscere, così come negli altri uffici ovviamente, essendo un nuovo consigliere, e quindi spero che resti comunque a prescindere valido ufficiale di polizia in questo comune e che ritorni un domani presto, spero, ad esercitare quel ruolo che ha, a mio avviso, egregiamente voluto, lo vuole l'ex sindaco che saluto, che è qui con noi, Coppola. Poi sarà lui, perché la parte interessata a lui, a ravvisare insieme anche ai sindacati se ci sono dei profili di diritto del lavoro, resi anche nella qualità di sindacalista. Però, quindi io più di questo, poi entreremo sugli atti e verificheremo, come tutto su tutte le cose che abbiamo portato in consiglio, sempre esaminando gli atti. Io adesso, come diceva, che dato che i due amici consiglieri ci hanno delegato, o ci avete ripensato? Diamo la parola a chi vuole. Fateci vedere le domande. Vieni Mario, entra. Voglio fare la domanda io. Ti prego, parla. Allora, io da Crotone sono venuto perché mi sono cresciuto con Maurizio, però
come sono per Maurizio, sono per tutti gli agropolicenti. Questa cosa qua non ci è piaciuta, perché questo è un paese che sta diventando, che sta comandando la gente di fuori. Ma da venire uno da Cavalci, tutto mi spetta con Cavalci, è da venire un mannaccato. Quanto? È un amico che ha saputo fare tutto questo, muovo a livello politico, non politico, non capisco, né a destra e né a sinistra. Io ne ho parlato con Massimo, mi sono chiamato, perché a mangiare non me l'hanno mangiato. Però questo è un paese che adesso si ma proprio tutto tra loro, cioè tra di uno con l'altro. E secondo me è arrivato lui, oggi in finale. Oh, ma tu te lo ricordi quando l'hanno mandato via? Ho 55 anni, io non so neanche l'ABC, io sono ignorante, perché la scuola non è gente, sono ignorante politicamente, però io parlo a livello di uomini, perché questo è un paese più bello del mondo, che lo stanno facendo diventare una schifezza. Di unirci. Secondo me, ve lo dico, io non tengo niente, è un amico che ha giocato a calcio con me, però come uomo, che è un grande uomo, per me è stato un punto di riferimento, voglio dire, da qua non si doveva dire. Siamo qui proprio per questo, perché siamo tutti agropolesi, io penso che ero messo per iscritto il 28 settembre nella mia richiesta proprio di quello che stava succedendo. Ho chiesto personalmente, perché sono là, personalmente non riscontro alcuna motivazione valida alla sostituzione dell'ufficiale dal ruolo picato e chiedo alla signoria vostra di innovare la fiducia all'ufficiale, perché io, come ho detto, devono rimanere scritti. E allora si siamo tutti su questo, però noi dobbiamo dobbiamo aspettare le procedure, dobbiamo vedere quello che si può fare e poi parlare con l'interessato, perché noi ci andiamo con chi dire però non dobbiamo in discussione quello che poi vuole fare l'interessato. Aspetta, io non è che parlo in generale, io sto parlando per me, perché per come sono andate le cose, se andiamo a vedere di Agropoli siamo ben pochi, voglio dire, però alla fine a darmi sempre chi da fuori che c'è da ricevere una mafà che non è mafà e che si crea. Sta parlando chi si è candidato contro sempre, quindi allora è arrivato l'ora che ci facciamo una poca e stiamo qua a cosa? Stiamo qua sicuramente non lo si può dire a fare pesce, stiamo qua a cosa, perché a fare pesce 15 anni non si è candidato, ma lo so, per questo motivo, ma si può dire a me perché a Agropoli, se voi si può dire a me, io spiegherò perché, cioè non è che dobbiamo fare parlare in senso, capito? Sta dicendo dobbiamo sempre prendere da fuori, io da fuori da fuori non ho mai preso, Allora, un caro saluto a tutti, naturalmente, grazie diciamo, per questa splendida mattinata. Io, diciamo, diversamente dai consiglieri che giustamente hanno approcciato al ragionamento andando a scovare anche le motivazioni tecniche e giuridiche delle motivazioni di quello che è successo in questi ultimi tre mesi, io invece vorrei fare un ragionamento diverso, più politico, diciamo, più, come dire, di battaglia e non tecnico come giustamente i consiglieri comunali hanno fatto fino ad ora, perché penso che stamattina, se le cose vanno come devono andare, insomma, l'aspettativa è che si sia creato, come dire, un fronte contro questa maggioranza, contro questo sistema di gestire il potere, che deve essere ampio. Cioè noi dobbiamo raccogliere tutti quelli che sono tra virgolette contro questo sistema e cercare di tenerli insieme, questo è l'obiettivo. Ora Raffaele, tu giustamente hai osservato che l'aspetto civico è importante, lo è anche per me, ma io credo che in questa battaglia devono partecipare tutti quelli che ne hanno voglia, che ne hanno determinazione, che la sentono, quindi che
possa partecipare ad Amocoppo la rappresentante di Fratelli d'Italia, piuttosto che un rappresentante del Partito Comunista. Io credo sia irrilevante, quindi l'aspetto civico, l'aspetto politico, tutto va messo insieme e coordinato per questa battaglia. Perché se cominciamo a immaginare di fare delle distinzioni, se cominciamo a immaginare di fare delle atteggiamenti di diversificazione, stiamo cominciando a fare una strada sbagliata. Noi dobbiamo mettere insieme tutto quello che può essere organizzato contro, ma contro non con le persone. Io sono d'accordo, assolutamente, non con le persone, ma sapete, io diciamo ho preso atto in questi anni che si è creato un sistema di conservazione del potere basato sulla minaccia, no? Che deve produrre, diciamo così, degli effetti, e per produrre degli effetti vanno fatti degli esempi, ok? Primo esempio, eliminazione del sindaco che non andava più bene, fuori. Così ha dimostrato all'altro sindaco che viene dopo che il sistema è in grado, se non rispetti certe diktat, di metterti da parte. Secondo esempio, riorganizzazione dell'ufficio, degli uffici comunali, ok? Che ci sta un comandante dei vigili che per qualche motivo, diciamo, non è perfettamente allineato, affiliato al sistema di potere? Benissimo, lo metto da parte perché devo dimostrare agli altri persone che sono negli uffici che se non si segue quel diktat, se non si segue quella linea, se non si segue quell'affiliazione, si è messi da parte. Contro questo tipo di atteggiamento io determino le logiche in questa città, ok? Ho dimostrato che sono in grado di fare tutto quello che voglio, perché tu non sei d'accordo con me, da parte, tu non sei d'accordo con me, da parte. Quindi questo è il concetto che in questo momento noi dobbiamo assolutamente, come dire, combattere. Scusami Arnaldi, io sono il presidente dell'assemblea in questo momento, io sono con te su tutto. Ma io posso fare il mio intervento, penso che siamo un paese libero. Sto facendo solo, ti invito a parlare dei problemi. Io sto facendo una premessa. Ma la domanda è a noi questa. No, io penso che noi abbiamo detto di farci domanda, sì, ma allora. Poi se vogliamo fare, ma niente, là. Noi dobbiamo consigliare un po' quello che vuoi. Sto parlando, noi abbiamo fatto l'incontro scuola davanti, poi scusami caro, caro Adamo, sono cose che già sapevo, le sappiamo, le cose che stiamo andando a e tu ce le passo di fare finire, tu ce le passo di fare finire. Allora è che si è affrontato il potere, pure tu sei salito col potere, io sono venuto a mangiare, sembra fantasmina, chi l'ha mandato là, ma guardiamo se chiaro. No, ma lui è stato così, come sta l'eletto così? Perché dobbiamo fare le battaglie, io da cittadino sono pronto a partecipare al comitato che metterà in campo. Cerchiamo un attimino di distinguere, perché sennò sapete chi ci guarda da casa e chi ci sta ascoltando, compreso Mario Capo, che ti vede un attimino un po' nervoso. Allora, dato che cerchiamo... Allora, tu puoi dire quello che vuoi, però ti prego di rispettare, no? Abbiamo disatteso, non disatteso cosa? Allora stai facendo un discorso e quelli che si guardano e vincono sempre, caro Mario, per questi atteggiamenti. Beh, vorrei far parlare una donna, consentitemelo, vieni. Ho detto solo di entrare nel merito, perché noi, io ho detto solo di entrare nel merito. Pensavo che si fosse stato per raccontarci delle cose stabilite. Però se vogliamo parlare dal sistema, come movimento, il mio movimento, siamo stati creati contro, ma ci puoi fare la licenza. Ho mentalmente un mio ragionamento da fare, che parte da dei concetti e arriva poi ai concetti che dovrebbero. Se voi mi volete dire voi come devo intervenire, voi come devo dire, come devo fare, penso che. Diciamo che Adamo che avrà luogo e spazio.
qui il tempo è stretto, facciamo parlare un attimo Giuliano, grazie Adamo, grazie Adamo, grazie. No, che togliamo, vieni, vieni. Mi sono infilata in una domanda poco particolare. Allora io vorrei dire la democrazia. Scusami, Alessa, dobbiamo chiarire che qui siamo per quello che è la situazione del funzionario, questo sì, ma la nostra richiesta è di quella di discutere di tutte le tematiche portate avanti e discusse in questi mesi. Tutti noi siamo in grado di poter fare la campagna elettorale ora qui, evitiamo di farla semplicemente, va bene? La campagna elettorale abbiamo fatta il 12 giugno e tutte queste cose che si possono dire qui noi le abbiamo dette, quindi noi nessuno deve togliere la parola. E ce ne siamo presi di improperi e di schiaffi in piena piazza, ve lo ricordate o no? E allora noi parliamo per tutti perché siamo i consiglieri di opposizione, il ruolo che già, a cui ci ha designato il popolo. Abbiamo iniziato dicendo che era strettamente fatta dai consiglieri di opposizione perché voi avete chiesto questo e basta, poi tutti quanti sono cittadini degni e diranno nelle sedi opportune le cose importanti. Ma ne avremo da qui in avanti di sedi opportune. Sentiamo la Giuliana. Allora, io voglio dire solo una cosa. Stamattina il problema Cauceglia non esiste, perché evidentemente per Agropoli, che io mi aspettavo molta più gente. Il problema che io mi farei al posto del sindaco è capire perché la cittadinanza si sta ribellando. Non mi venite a dire perché è una questione di strumentalizzazione politica. Perché io qua non vedo tutti i politici, vedo pure i cittadini liberi che hanno riconosciuto in Maurizio un potenziale per questa città, tant'è che è stato comandante e ha portato avanti dei problemi sul territorio, non da poco, da abusi, da quello che c'è sul territorio, sotto gli occhi di tutti. Ma adesso io voglio capire una cosa, se è per una questione politica noi dobbiamo fare a meno di una figura del genere per dare spazio a chissà chi, non lo so chi sia, però... Insomma, il modus operandi di questa modalità di scelte, secondo me, è ora che deve finire, ma deve finire perché siamo noi cittadini che non lo vogliamo più. E invece di litigare tra... perché secondo me questo non è stato un bello spettacolo, dico anche questo. No, non va bene, non va bene perché la cittadinanza... La democrazia è fatta, la politica... Sì, ma la cittadinanza si è allontana dalle questioni. Che cosa pensiamo di fare nell'imminente, prima di tutto? Perché io credo che non solo è una questione tra cittadini e istituzioni. La domanda è a noi, che cosa contiamo di fare? No, più che una domanda, io volevo portare sta cosa, volevo capire se la maggioranza ha tenuto conto pure del rapporto che c'è tra i vigili, perché se andate a parlare con i ragazzi, loro hanno un ambiente sano, pulito, stanno lavorando bene. Andare a rompere questo equilibrio per questioni politiche va a discapito della città. Bene, ok, la domanda a noi, possiamo rispondere? La domanda è, voglio saperne l'imminente che va cosa bene, grazie. Allora, io vi ringrazio tutti perché una bella mattina non siete andati al mare, ma invece avete riempito questo consiglio di minoranza, ne faremo altri, perché noi riusciremo ad ottenere dei consigli di maggioranza. Grazie che ci siete stati, potevate andare al mare, di domenica, allora, siete qui. Intanto nel merito, perché qua si stanno cambiando le cose, gli interventi sono giusti, ma questo è un contesto civico, tutti noi possiamo inalberare colori politici e fare campagna elettorale, lo ripeto. Stiamo evitando, tutti quelli che sono qui, di farne battaglia politico-partitica. Le battaglie noi le facciamo in consiglio comunale, proponendo, studiando, e questa è una risposta anche a Alessandra, cosa dobbiamo fare? Fino ad ora abbiamo detto che noi dobbiamo aspettare i provvedimenti. Se non ci sono provvedimenti, sono questioni amministrative, non politiche. E innanzitutto è il singolo interessato che deve scegliere come agire, che è il funzionario che viene destituito da loro, tra l'altro è la scadenza, non è destituito, viene nominato un'altra persona, un altro funzionario del ruolo, ma non è che puoi intervenire come consiglio comunale se non a dire guarda state sbagliando, perché è un egregio professionista che ha svolto brillantemente il suo ruolo.
Poi se ci sono storture amministrative per quanto riguarda gli atti, come diceva Massimo, si può pure pensare di provvedere a dire l'autorità amministrativa giudiziaria, ma in questo caso noi stiamo dicendo quello che è stata la nostra subito presa di posizione a servizio ed ausilio del funzionario. Poi se oggi vogliamo parlare del sistema tra virgolette cosa, ma a me non va bene, perché facciamoci il comizio nostro, lo facciamo come Movimento Liberi e Forti, lo facciamo come Forza Italia, lo facciamo come Fratelli d'Italia, insieme e non insieme, ma non è questo il luogo e il momento, questo va chiarito. Nessuno toglie la parola a nessuno, ma nemmeno dobbiamo far emergere rancori personali o politici di scontro. Che se siamo qua, siamo a parlare di quello che dobbiamo fare e che faremo, e di quello che abbiamo fatto, e di quello che la maggioranza sta facendo anche in danno di un valido funzionario, a mio avviso, che resta a mio avviso. Quindi che ci sia anche il dialogo, la discussione accesa, non dobbiamo cambiare le cose, perché tutti abbiamo la possibilità di cavalcare qualsiasi argomento, ma siamo persone serie, non ci mettiamo a cavalcare qualsiasi argomento. Io per quanto mi riguarda posso aderire a qualsiasi comitato a difesa di qualsiasi cosa, del faro, del castello, del funzionario, dell'ingegnere. Io personalmente ho già un movimento civico costituito che discute, che si vede, non ho bisogno di creare altro, non ho bisogno di creare né di vestirmi di altro né di creare altro, perché le abbiamo fatto le liste, noi abbiamo fatto le liste, no, dobbiamo chiarire le cose. No, se poi emerge non facciamo se siamo consiglieri, Raffaele, perché ci siamo candidati, e questa è la politica. Se uno non si candida non è consigliere, e questo è tutto. E quindi è una scelta candidarsi o non candidarsi. Quando non ci sei è perché hai fatto una scelta tattica del momento. E i consiglieri oggi siamo noi. Vi piacciamo, non vi piacciamo, siamo noi, e quindi noi con le nostre carenze, con le nostre capacità, cerchiamo di rappresentarvi tutti. Mi dovete credere, facciamo del nostro meglio, abbiamo fatto del nostro meglio in campagna elettorale, ci siamo messi sui palchi, per strada, abbiamo chiesto i voti, questa è la politica. Qualcuno viene eletto, qualcuno per rappresentare la maggioranza, qualcuno per la minoranza. Questo incontro è stato chiesto per porre delle domande ai consiglieri di opposizione. Non ci siamo sottratti, anche noi non siamo andati al mare a fare il bagno. E quindi si vede che la politica comincia a piacerci di più, perché cominciamo a capire che ci tocca da vicino, perché quando ci tolgono qualcosa che ci dispiace, che ci fa male, è lì che capiamo che la politica non è qualcosa che fa chi non va a votare, chi si astiene. No, la politica è il nostro sangue, le scelte che facciamo durante la giornata, le ingiustizie che subiamo tutti i giorni. Allora, la politica va cambiata, ma va cambiato il modo di fare politica. Ma non dimentichiamo una cosa, e con questo vi saluto e penso che possiamo chiudere se non ci sono altre domande. Mi fa piacere se vieni, come vieni, accomodati. No, vieni, vieni, ti prego, abbiamo accolto gli altri qua, anche tu devi avere, devi far mostrarti, perché ci fa piacere. Ci fa piacere, accomodati. Io penso che cavalcare solo politici, poi c'è Attilio per... La mia domanda se sì. Voglio sapere, professore, voi avete visto il caso, è vero o non è vero che questo funzionario che verrebbe a ricoprire il carico di comandante verrà da Agropoli in distacco di 18 anni? Sì, è verissimo. Allora scusate. Ma... questo, io... è questo, non mi richiamo neanche comandante a tempo pieno. Verranno lui e forse dice comandante solo per 18 ore, probabilmente a espletare funzioni diverse. Punto. Essere bravissimo, ma non ce la farà, il tempo non c'è. Esaltarci politicamente e fare la battaglia, secondo me noi siamo unitissimi, noi su consiglieri siamo unitissimi e siamo qui. Chi vuole fare la battaglia partitica non è questo il posto, non è questo il posto. Sì, perché non siamo uniti? Noi siamo unitissimi, 5 consiglieri. Allora non c'è più la battaglia. Io non ho tolto la parola da, ho detto soltanto chi ha tolto la parola? Io mi ho detto la platea se ne andava.
Facendone solo una battaglia politica, perché il funzionario Caoceglia è stato sempre vicio al dovere senza colore politico. Quindi la dobbiamo smettere adesso, lo dobbiamo salvaguardare anche come immagine, ma si fa seriamente e professionalmente. Questa è la verità. Poi siamo tutti abbiamo la possibilità di cavalcare le cose, ma poi c'è la serietà professionale di amicizia e di rispetto dell'uomo. Va bene, questo è. La politica è prima di tutto fatta dagli uomini, dalle persone. Bravo. Allora, diamo la parola perché è fatto. Io faccio una domanda rapidissima. La minoranza come intende affrontare le tematiche dell'unione dei comuni? Perché mi sembra che tutta questa strategia, questo modo di operare, portino a dei rapporti di forza all'interno dell'unione dei comuni, di serie B e il capofila che decide per così anche vorrei che rispondesse la... Raffaele Pesce, che è il consigliere di minoranza proprio lui dei comuni, ed è da lui che ci aspettiamo di capire molte cose. Apprezzo molto la domanda, e queste sono domande che entrano nel merito. Giustamente l'unione dei comuni, dove sono stato eletto dagli amici consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, per farvi capire, che composta da 11 comuni, non riunisce il consiglio da dicembre. Siamo stati proprio a verificare col segretario, perché io dico, io non sono stato ancora convocato, non ho ancora preso possesso della mia funzione di consigliere unionale, perché non viene convocato il consiglio comunale con la presa d'atto che sono consigliere. Questo è il livello. Per quanto riguarda la singola vicenda della nomina prossima al nuovo mandante, non c'entra l'unione, però sono stati verbalmente, ce l'ha detto il segretario, perché noi hanno richiesto del personale in esubero probabilmente, o comunque disponibili a tutti i comuni dell'unione, avente dei requisiti. Ovviamente i comuni dell'unione molto capaci sono tutti comuni che hanno un vigile, due vigili, quindi è una costruzione. È chiaro che Capaccio aveva già queste persone, questi funzionari di livello D, che poi bisogna vedere se sono funzionari amministrativi o funzionari specialisti di vigilanza attualmente, perché sono diverse le funzioni, avrebbero dovuto comunque portarli a funzionari specialisti di vigilanza. Qua c'è uno specialista di vigilanza, quindi lo sa bene, me lo può dire col capitano. Quindi la situazione unionale è questa qui. Stamattina ho parlato con un membro di giunta che ho incontrato per strada, l'ho sollecitato di giunta unionale, giù al porto, non dico ci conosciamo di vista, e mi ha detto effettivamente, l'ho chiesto io in giunta l'altro giorno, perché ha assunto che non sia stato ancora convocato il consiglio. C'era il bilancio di previsione da votare, il 30 settembre non è stato dato, è stato dato in giunta. Questo è l'andamento. Ora però io mi rendo conto che è diventata anche un bersaglio l'Unione dei Comuni. L'Unione dei Comuni può anche collaborare bene, se non è soltanto un centro di collocamento e smistamento come è stato, così come sono centro di collocamento e smistamento comuni ben conosciuti, nei quali transitano in continuazione anche i nostri concittadini. Non posso dire se sono legittimi, se sono legittimi questi concorsi, non sono stati nemmeno impugnati, quindi comunque ci troviamo in questa situazione di enti che richiedono, perché c'è necessità del personale, quindi fanno il concorso, perché valutano la necessità del personale e poi se ne disfano dopo tre giorni. Cioè l'andamento della gestione è questo. Ovviamente questa situazione non nasce il 12 giugno del 2022, è una situazione che si è consolidata negli anni, perché non ci sono state prese di posizione. Massimo Lavolta, che ha fatto parte di una maggioranza per anni, fino a poi prendere atto che quella maggioranza ha creato questa situazione, si è dissociato e si è candidato contro. La stessa cosa per poco tempo, per pochissimo tempo. È via, mi piace, poi preso atto
oggi io apprezzo la domanda di Paolo. Se io difendo un certo sistema. E se abbiamo chiesto l'aula fino alle 13.30 proprio per discutere di cose concrete, ma nello specifico noi ci siamo già entrati sulla posizione del vice e abbiamo detto che aspettiamo la definitiva la definizione del procedimento per poter dire quello che si può fare. Me lo insegni a te, no? Cioè, al momento non si può fare proprio niente, non parlarne delle cose, che è fondamentale, cavalcarne un altro discorso. Va bene, qualcun altro ha altre domande? Alberto mi pare. Alberto, tu mi chiesti di dire qualcosa, vieni. Alberto, vieni. No, non era niente, ho detto già quello che volevo dire. Cioè, non ti avevo sentito, perdona, ci scusa. Mi chiedo scusa se sono intervenuto. No, e ti scusa, che ti chiedi? Però certe cose, era un intervento fuori luogo, che non è inerente a questa riunione di stamattina, dove sono venuto io, quando poi, tutte le colpe di questa nuova amministrazione che ci troviamo, fa parte del colpa. È un disagio storico. Grazie a tutti e buona domenica.